Oggi ho fatto 70 diamanti. Sì, sei su Minecraft, non sei su BitStar. Vogliamo fare... vogliamo rendere questo video incredibile o vogliamo che sia un video come tanti altri? Io credo proprio la prima opzione. A questo punto, visto che prima ve l'ho menzionato, vi farei ascoltare Gangnam Style. Sì, dai. Hey, bentornati su BitStar. E ragazzi, siamo qui con il mio profilo che ormai è arrivato al livello 7. Oggi partiamo veramente a bombazza. Tra l'altro, vedo anche questa statistica per la prima volta. Sono top 20. 26% nella posizione locale. È buono? Non lo so. Credo di no. Però dai, queste sono le mie statistiche. Abbiamo addirittura sbloccato Gangnam Style, 95.000 punti. Cioè, dire una roba, è il brano estremo più facile che abbia mai visto. Poi vabbè, tutti i difficili sono stati pentastellati, quindi vorrei che questo Rockstar fosse uguale. Qualche difficile è stato anche goldato. I normali tutti platinati e 6 diamantati. Anche se vi dico che gli ultimi due diamanti li ho fatti uno dopo l'altro. Super pollicino in su. Oggi proviamo a spaccare tutto e mettiamo pure via Gangnam Style. Andiamo con Rockstar, che non è quella di Sfera e Basta, che tra l'altro è una canzone che mi piace un sacco. Io ascolto veramente qualsiasi tipo di songs. Partiamo. Non ho mai sentito questo, cioè non ho mai suonato questo brano, quindi non so effettivamente come possa essere. Il ritmo un po' in testa ce l'ho, ma neanche troppo, quindi non mi potrò neanche far aiutare troppo dal ritmo. Poi abbiamo una cassettina da aprire, quindi vediamo un po' cosa esce. Vai. Ecco, partiamo subito molto bene, bravo. Allora, come brano difficile posso dire che è molto lento. Secondo me si velocizza con la fortuna che ho. Ma siamo su un brano difficile. Allora, lasciamo perdere che sto facendo degli errori molto banali su alcuni tasti. Però vedete che sto anche commentando nel frattempo. Quindi è più un primo approccio di studio questo per me. Sto anticipando molto. Ok. Fattibilissimo comunque. Vediamo cosa succede poi dopo. Perché è comunque un brano difficile, secondo me. Non a caso. Tranquillissimo per ora, raga. Cioè, potrebbe essere un brano difficile goldabile. Che comunque non è molto semplice sui brani difficili. Bisogna un attimino lavorare sulla precisione però, perché ho sbagliato tanto. Al di là del fatto che vi sto commentando mentre suono, che è difficilissimo perché mi fa andare fuori ritmo, però bisogna un attimino ragionarci con calma e suonarlo un attimino meglio, eh. Allora, 60.000 punti facili così, primo tentativo, buttiamolo pure via. Proviamo adesso più concentrati e adesso mi ci chiudo un attimo, eh. Quindi vediamo di goldare subito, primo tentativo. Vabbè, ma allora sei impostato. Oh yes, 69. Mi dissocio nel dubbio. Dissociamoci sempre. Ok, 71.250 per fare 5 stelle. Magari si poteva anche fare un qualcosina di più all'inizio, dove ho proprio molto male. Allora, questo punteggio me lo tengo sinceramente, perché mi dà 4 stelle, che sono importantissime. Perché tra l'altro con 4 stelle, allora, vediamo un po'. Ecco, vedete, tra altre 4 stelle sblocco un altro bellissimo branetto. Molto bene. Oltretutto mi faccio anche un po' di peggi qua, di cose per la custodia, che i token che mi servono. Prima di aprire il brano faccio ancora un tentativo, perché secondo me qua le 5 stelle si fanno proprio easy. Magari il gold a video è un attimino sparato alto, ma poi dopo off camera si fa con calma. Non di sicuro più di gold, è comunque meno difficile. Ma proviamo. E vedi che però sei proprio un criceto, eccala. Cioè, mi incazzo e perdo, giustamente. Oggi ho fatto 70 diamanti. Sì, sei su Minecraft, non sei su BitStar. BitStar è questo qua a cui sto giocando io. Quello col piccone e Minecraft. Oh yes, buono. Allora, per fare le gold ci vanno 72.750, se non sbaglio. Ecco, infatti qua ce lo conferma pure. Però è buono, molto buono. Dai, 5 stelle. Raga, ci sta tanto anche. Ok, ottimo. Andiamoci ad aprire questo
8 bonus. Aspetta. Ok, abbiamo Stoken. Apriamoci anche la cassettina. Musica elettronica, però ancora non sblocchiamo nessun brano. Io cerco sempre di prendere le carte su cui sono più indietro, ok? A questo punto, visto che prima ve l'ho menzionato, vi farei ascoltare Gangnam Style. Sì, dai. Sì, dai, dai. Gangnam Style. È carina come song. Vedrete che è un'estrema molto fattibile. Ah, scarpone, scarpone che non sei altro, Ferre. No, ma che cazzo. Faccio degli errori banali. Vabbè, spero che vi sia piaciuta Upa Upa. Allora, vogliamo fare, vogliamo rendere questo video incredibile o vogliamo che sia un video come tanti altri? Io credo proprio la prima opzione. Quindi proviamo ad andare a diamantare Congratulations, che è, sì, diamantare, non ce la farò mai. Tipo una delle ultimissime canzoni introdotte insieme appunto a Rockstar, quella che avevo fatto sentire poco prima, quindi mi sembra perfetta. Peccato per la fine. Peccato per la fine, ragazzi. 48.119. Che se non sbaglio non è neanche record, quindi peccato. Invece era record. Vabbè, dai, per 8 non è un record così importante. Ah no, aspetta, 48, non 49. 49 vi dovevo fare. Ero parecchio più indietro, ragazzi. Somebody Just Like This, una delle mie canzoni preferite, che sinceramente credo che non è che diamanterò, ma che devo diamantare. 49.347 punti da fare. Vamonos. No, no, questo errore, ragazzi, no. Cioè, ma avete visto dove mi ha preso quella roba lì, ragazzi, quando mi succede proprio quelle cose che... Devo fare un respiro, perché non si può sbagliare Somebody Just Like This così, ragazzi. Con questa bellissima pronuncia, ve lo dico, esatto. Ah, miseria. 48.356. Per carità, sicuramente nel video dà idea di quanto sia figa sta canzone e comunque è un ottimo punteggio. Però vi voglio dire una piccola cosa. In molti mi hanno detto, ma perché i punteggi che fai in video sono sempre un attimino più bassi? Le ragioni sono due. La prima è che sicuramente faccio molti meno tentativi, perché non posso neanche stare qua troppo ad annoiarvi. Ma la seconda, che non è una cavolata, sono queste, ragazzi. Infatti io collego il telefono, come vedete, al computer, ma se voi utilizzate delle cuffie normalmente per giocare a BeatStars, vi si apre un menu che vi dice tipo: le cuffie possono sbalzare leggermente il ritmo dei tasti. Ok, sembra una cosa strana, ma è, anche se impercettibile, l'ideale è giocare a BeatStars senza cuffie. Un piccolo consiglio così che vi volevo dare da un po', ragazzi, così insomma, da giusto per parlare. Provate a mettere un paio di cuffie a vedere. Purtroppo queste qua non me le fa risincare perfettamente per quella ragione. Purtroppo però questo è quello che si può fare. Attenzione comunque sia, perché ripeto, è un ottimo risultato e sono stracontento. Ragazzi, posso forse non farvi ascoltare questa? Cioè, canzone meme of the channel proprio. E questa oltretutto, ragazzi, quando la completo vi lascio anche i token, ok? Così mi faccio anche la cassettina. Vai, se vola. Purtroppo tantissimi errori qua, ragazzi. Purtroppo tantissimi errori. Addirittura 3, se non sbaglio. Però, no, 2, scusatemi. Però, dai, comunque è un 48.002 come primo tentativo su Shooting Star. Canzone bellissima, ragazzi. E, cassa da 5. Non mi conviene molto aprirla. Mi conviene quasi sbloccare un'altra. Riproviamo subito, allora. No, malissimo. Piccolo trucchetto per Shooting Star, visto che l'avevo già suonata. Bisogna ascoltare le parole, non tanto il ritmo di sottofondo. Riproviamo.
Ottimo! Ancora meglio, 48.700 punti, ragazzi. Non è male, non è male, non è male, non è male. Soprattutto è molto vicino al nostro record questo. Però, come sempre, cambiamo. Allora, proviamo ad andare a prendere Blinding Lights. Spero di averlo pronunciato bene, come sempre. Io pronuncio sempre benissimo i brani, però, insomma. Perché? Perché è la mia canzone normale con meno punti, esatto. Sì, è comunque un platino. E proviamo a fare qualcosina in più. Non è facile, ve lo dico già. 48.162. Ragazzi, battere i miei record così in diretta non è facile. Però mi fa piacere che comunque riesco a fare bene o male sempre dei buoni punteggi e farvi vedere comunque, insomma, sti record non sono fatti a caso. Prendo volentieri altri punti. E per la cassettina me ne manca giusto ancora uno così. Quindi cosa ci andiamo a fare adesso? Voglio ascoltare Candy, solo perché c'è il baffo come me questo personaggio. Che personalmente non conoscevo né l'autore né la canzone, però molto carina. Un po' retro. Qua addirittura, ragazzi, faccio un platino al primo tentativo. Però, ragazzi, non so se avete visto il mio record qua di quant'è. Ho sbagliato. Ho fatto solamente 32 tasti perfetti. Cioè, è un ottimo punteggio, anzi, fantastico così in diretta, primo tentativo. Però, 49.477. Questo è il mio punteggio. Ho tenuto messo a aprire un bauletto, così poi quello dorato. Ma che dire, io penso che con questo siamo veramente giunti al termine. Come vedete, sto puntando al livello 8. I livelli del gioco, come avrete capito, sono praticamente 16 al momento attuale. Quindi si può dire che siamo quasi a metà di BeatStar. Ovviamente, se ci basiamo sulle canzoni, non ne ho assolutamente metà, perché io ne ho tipo 50, ma in totale devono essere centinaia. Però noi basiamoci sui livelli, perché le canzoni sono comunque infinite, potenzialmente ne possono mettere quante ne vogliono. Insomma, vi aggiorno presto con altri video di BeatStar, un gioco che mi sta piacendo veramente un sacco, mi piace alternarlo ai titoli principali del primo e del secondo canale. Mando un saluto, un bacione, ciao ragazzi, alla prossima.